Una cosa stranissima, un italo in doppia trazione, mai visto, mai visto, bellissimo, però l'ho visto in lontano dalla curva. Questo ragazzi spacca, perché io non ho mai visto un italo, diciamo, questo è un italo da 250, non mi ricordo la classificazione di questo treno. Ma comando multi, in doppia trazione a comando multiplo, vi giuro che è la prima volta che lo vedo. E devo studiarmi l'orario. Adesso segnami l'orario perché io avevo già visto ultimamente dei Frecciarossa 1000 a comando multiplo intorno alle 15:30, non so neanche se sono ancora in servizio. Ma due Italo, diciamo, questi sono due Italo da 250. Derivati dai pendolini, però senza assetto variabile. A comando multiplo è stata una sorpresa perché l'ho visto in lontananza in curva che era troppo lungo per essere uno normale. È stata una bella sorpresa. Adesso sta arrivando un Rock, fratello di. Adesso vado, mi alzo un po' sul marciapiede, lo vedo più in alto. Adesso il sole è bello, perché ce l'ho alle spalle. Molto lento, logicamente molto lento, perché, anzi, diciamo un po' troppo lento, perché visto che questo tema è Rogoredo, che è a 2 km, è troppo lento, per i soliti problemi di traffico sicuramente, perché potrebbe andare molto più veloce, quasi quasi si ferma. Questo è il classico Rock che arriva da di Tiper, che arriva da Bologna o da Ancona. Quasi quasi si ferma. Beh, problemi, magari ci siano 8 binari a Rogoredo, ma logicamente c'è sempre problemi di traffico. Perché Rogoredo è a 2 km da qua. Infatti se il semaforo è arancione, vedo. Vabbè, ci sembra un traffico. Grazie della visione.